Eccoci qui ragazzi, stiamo tornando adesso in camera. Sono wow, strafelice. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Francesco Liucci, sono un giovane professionista di tennis. Nel video di oggi, esattamente in questo video che sto registrando dopo, è semplicemente per spiegarvi un po' questo video, l'importanza di questo video e l'obiettivo che ci siamo dati all'inizio del canale. Quindi voglio semplicemente dirvi che all'interno di questo video troverete due incontri, quindi due partite, e sicuramente una più importante dell'altra, e però voglio andare un po' a racchiudervi questi ultimi due giorni. E io vi ricordo che il 60% di voi che guarda i miei video non è ancora iscritto al canale. Mi raccomando, fatelo, a voi davvero non costa nulla, a me dareste davvero una grande mano. Il video di oggi sarà il continuo del video precedente che vi lascerò qui sopra. Stiamo giocando un torneo da 15.000 euro dollari. E oggi ci giochiamo l'ultimo turno di qualificazione. Allora, questa mattina abbiamo un po' la faccia addormentata, quindi dovremo fare un gran bel riscaldamento. Non lo so, questa mattina ci siamo svegliati un po' così e quindi dobbiamo un po' attivarci, ci vuole un po' quella scintilla, quella rabbia che pian piano si farà viva prima del match. Ah!
Ma sono troppo felice perché questo sport ti dà questo, no? Cioè, periodo totalmente di merda. Se non ci continui a credere, questo sport non ti darà mai nulla. E non abbiamo fatto un cazzo, ci siamo qualificati. Ma mi sento molto meglio, sono strafelice, sono... Non lo so, oggi mi sento di aver giocato veramente un match perfetto. E lo so, capita poche volte, perché nel tennis giocare in maniera perfetta in un anno sono 3-4 volte, non capita, ma anche di meno. E oggi sono veramente felice, perché questa mattina mi ero alzato un po' così e così, e sono entrato in campo, i primi due punti non sono andati benissimo. Uno l'ho perso con un lungo scambio, il secondo un doppio fallo. Però dopo non ho più sbagliato nulla. Non ho più sbagliato nulla, ho capito lui, il suo punto debole, sono stato lì, ho insistito, ho giocato veramente da Dio. Davvero, cioè... Sono piccole soddisfazioni, però dai cazzo che siamo a tanto così dall'obiettivo del canale e l'abbiamo iniziato 4 mesi fa e io sono strafelice. Sono strafelice perché, vi ripeto, ero in un momento di merda dopo il Covid, lo avete visto. Ero sempre giù, stavo lì, insistevo, non avevo neanche più un maestro, non c'avevo più nulla, non avevo punti di riferimento. E invece sono stato lì, continuare. Non lo so, lo vedete adesso in maniera diversa, no? Si vede in maniera palese che sono... C'ho un sorriso veramente... Boh. A 32 denti, sono strafelice, dai! Ok ragazzi, siamo qui davanti al computer e sono appena usciti i tabelloni, purtroppo non abbiamo pescato bene, anzi, un po' come al solito, ce l'eravamo anche già chiamata questo pescaggio,
ovvero giochiamo contro la testa di serie numero 2, un argentino che attualmente è 508. Comunque vi lascerò il tutto tramite una schermata. Un match sicuramente di livello importante, un gran bel test, perché comunque stiamo giocando bene e perché no? Quindi nulla, adesso ci prepariamo le cose per domani, quindi un po' la borsa e tutte le altre cose. Tra l'altro dobbiamo anche incordare una racchetta e poi andremo a cena. Subito dopo cena a letto e ci prepariamo già per il match di domani. Ci siamo qualificati per la prima volta per un tabellone principale quest'anno. E quindi adesso stiamo andando a giocare, a scaldarci, a fare la nostra solita routine che avete visto un po', in questi ultimi due video che vi lascio qui sopra. Cosa dire? Nulla. Eccoci qui ragazzi, stiamo tornando adesso in camera. Sono wow, strafelice. Cioè, ho giocato da Dio, da Dio. Oggi ho giocato veramente da Dio. Non ho sbagliato nulla, nulla. Né col servizio, né nelle scelte, né nei punti importanti,
nulla. Ok ragazzi, siamo venuti qui in questo posto particolare semplicemente per andare un po' a racchiudere il finale di questo video e andarvi un po' a trasmettere le mie sensazioni al raggiungimento, diciamo, di questo obiettivo per quanto riguarda il canale, però anche per quanto riguarda anche a livello personale, perché comunque ci siamo già qualificati in passato diverse volte, non siamo stati sempre fortunati con i sorteggi, anzi, e in realtà neanche questa volta, perché comunque abbiamo preso la testa di serie numero 2, comunque un 500, diciamo che non è stata la miglior, il miglior pescaggio. Però voglio semplicemente andare a chiudere questo video per tutto il supporto che mi avete dato in questi giorni, soprattutto quando ho messo qualche storia, non solo inerente al punto, ma anche dal primo match, perché comunque su Instagram cerco di comunicare ogni volta che esce un video e non un'anteprima. Molti di voi già erano al corrente di questo risultato e questa cosa mi ha fatto davvero molto piacere. Ci sono stati tantissimi messaggi, tante persone che realmente non conoscevo neanche e che hanno speso davvero poche parole, che hanno fatto davvero tanto bene. Quindi sono davvero soddisfatto per quanto riguarda a livello personale, perché comunque era una cosa che stavo cercando da tanti anni, ha faticato un po' ad arrivare, però comunque è il duro lavoro di tutti i giorni. Come ho detto anche alla fine dell'ultimo turno di qualificazioni, ovvero che era un periodo difficilissimo e non arrivavano le vittorie dopo il Covid, lo avete visto tutti all'interno dei video che ero talmente tanto giù, credo che questa sia stata una grandissima soddisfazione, in primis perché è stato un momento difficile, perché dopo il Covid non avevo più una base di appoggio, perché non avevo più nessuno con cui, diciamo, non confrontarmi sul tennis, ma non avevo neanche più un maestro, una struttura. Ho fatto delle scelte un po' azzardate, a dire la verità, però ci ho messo tanto impegno, tanta voglia di raggiungerlo, questo obiettivo, che era anche l'obiettivo del canale, paradossalmente, e scherzando, alla fine dell'ultimo turno di quale ho detto: cavolo, abbiamo aperto il canale 4 mesi fa, è la prima volta che ci qualifichiamo al secondo torneo, prendere il primo punto, cioè, incredibile. E devo dirvi che è stato fantastico tutto questo percorso fatto insieme, è stato fantastico, bello, non è un traguardo sicuramente, perché comunque adesso ci saranno tanti altri obiettivi e innanzitutto dobbiamo cambiare la biografia di Instagram, dovremo cambiare la mail per quanto riguarda le sponsorizzazioni, un po' tutto il progetto, perché ovunque era Road to First ATP Point, adesso non l'è più. Quindi dovremo creare qualcosa di nuovo, mi raccomando, magari fatemi sapere qui sotto nei commenti quale sarebbe il prossimo obiettivo, la vostra idea da poter inserire all'interno del canale. È stato, penso, il miglior modo per poter prendere il primo punto. Ho fatto tante volte la stessa domanda: ti ricordi il primo punto ATP? E tutti mi hanno saputo dire sì, me lo ricordo, è come se fosse ieri, anche se fosse stata una partita facile. E io penso che questa partita, dopo questo periodo, dopo tante volte che ci siamo qualificati, il modo, l'avversario e quel che è successo nel secondo set, perché quel che è successo nel secondo set è stato incredibile. Un tiebreak così lungo, così vicino, dove veramente era vantaggio mio, vantaggio suo, match point mio, set point lui, e riuscirla a vincere è stata una cosa fantastica e non penso di non dimenticarla mai, perché sono sensazioni forti, soprattutto uno dei primi match point dove la palla era sulla riga la sua, io ho completamente sbandato e avevo visto un altro segno, ho detto cazzo, abbiamo vinto, e poi avevo anche esultato, e poi invece la palla era totalmente sulla riga e
In quel momento, in un attimo di confusione, ho detto: oh, porca miseria, che danno ho fatto! E quindi ho detto: oh, speriamo bene. Poi sono stato davvero molto bravo a essere sempre lì attaccato, sempre lì concentrato da riniziare da capo il punto successivo. E di questo sono veramente strafelice. Nulla, questo, volevo semplicemente chiudere questo video così e volevo nuovamente ringraziarvi per tutto il supporto che mi avete dato e che mi state dando, soprattutto all'interno del canale. Siete fantastici e io in questo momento sono, diciamo, la persona più felice del mondo perché è una cosa che sognavo da bambino, è una cosa che sognavo anche con voi sul canale. Quindi non posso che far altro che dirvi grazie e io vi aspetto nel prossimo video e al prossimo torneo. Ciao!